Allora, direi che possiamo cominciare. Naturalmente siamo a tutti voi molto grati perché, malgrado l'ora, il caldo, la sala si è rivelata piccola e devo dire che è una conferma di una sensazione molto positiva perché, siccome stiamo presentando questo libro un po' in giro per tutta Italia, dovunque. L'accoglienza è numerosa e calorosa ed è anche testimoniata, devo dire, dalle vendite che abbiamo avuto, siamo andati in graduatoria, nel formato ebook e così via. Quindi è un libro che nasce all'interno della collana delle pubblicazioni dell'Istituto Bruno Leoni, che è un think tank il cui direttore è in prima fila assoluto Alberto Mingardi, che io ringrazio sempre perché ha portato in questi anni il Bruno Leoni a essere, per chi è ovviamente ha a cuore la cultura dell'impresa, del mercato e della concorrenza, come noi un punto di riferimento al dibattito italiano, tra le altre tante attività che svolge c'è quello anche di una linea editoriale di libri, e questo in particolare poi si deve alla testa dura, alla volontà, allo sforzo che il presidente del Bruno Leoni, Nicola Rossi, che è seduto a questo tavolo, ha avuto nell'idearlo, nell'essere il curatore, nel metterne insieme i diversi autori, è un volume collettaneo, ed è l'idea di fondo poi che ha avuto Nicola Rossi, che c'è nel titolo e che un po' contraddistingue la filosofia di questo libro, ma è in realtà la sintesi dell'approccio che Bruno Leoni, vi propone in questa piega della storia italiana, per così dire. Perché i sudditi è la preoccupante, conclusione alla quale arriviamo esaminando in questo libro da diversi punti di vista, da quello ordinamentale, da quello del diritto, da quello delle asimmetrie tra pubblico e privato nella presenza dell'economia, da quello che riguarda le norme sull'urbanistica, sui cantieri, sulla certezza dei tempi in giudizio e così via. Abbiamo questa sgradevole, per noi molto sgradevole sensazione, cioè quella che il patto di cittadinanza, che dovrebbe essere il punto di fondo in un ordinamento democratico, nei decenni abbia registrato un'involuzione molto pesante e molto preoccupante per quello che ci riguarda. E quindi il volume è un appello alla riflessione multidisciplinare, si rivolge a un pubblico non specializzato, quindi non ci sono, voglio dire, saggi con equazioni econometriche o formalizzazioni matematiche, però il tentativo è quello di avere una riflessione comune su uno dei punti di fondo, forse a nostro giudizio il punto di fondo della condizione italiana che ci troviamo ad affrontare. Viviamo anni difficili, lo sappiamo, c'è una crisi che è iniziata nell'estate 2007 e che è ben lungi dall'essere conclusa. La prima metà di una crisi era l'eccesso di consumo privato finanziato a debito, questa seconda metà in Europa è l'eccesso di consumo pubblico finanziato a debito. L'Italia è in prima fila in questi mesi nel sospetto dei mercati e ancora ieri si è svolto un nuovo Eurogruppo di Ecofin in cui il taglia spread a favore di un paese che è in avanzo primario e che ha fatto meno deficit di tutto tranne la Germania in questi anni, è ancora ben lungi dall'essere uno strumento cooperativo votato da tutti, ma in questa condizione, che è una condizione preoccupante di un paese a bassa crescita da 15 anni, da prima dell'euro, da prima della globalizzazione, a noi però preme raccogliere le opinioni di interlocutori autorevoli, come sono quelli che hanno accettato di essere a questo tavolo qui a Milano, per raccogliere la propria riflessione, il proprio punto di vista, stimolati, come speriamo, da questo libro. Se anche loro, cioè, siano dell'idea che vi è un punto oltre il quale, nella trasformazione di un rapporto di cittadinanza in un rapporto di sudditanza, non vi sia da rimettere a fuoco un'agenda nazionale, anche su questo. È ovvio che c'è l'agenda economica e di finanza pubblica che deve venire prima di tutti, ma le asimmetrie a svantaggio dell'individuo, della persona, del contribuente, dell'impresa privata, ogni qualvolta vi sia due piatti della bilancia tra l'interesse pubblico preminente dello Stato e quello invece degli altri soggetti, a nostro giudizio, è la fotografia di una condizione che purtroppo accelera e appesantisce la gravità della crisi italiana. In questo libro ci sono tantissimi esempi, non tocca a me passarli in carrellata. Io, per chi mi ascolta, la mattina su Radio 24 mi occupo spesso delle questioni tributarie, come è noto, e quelle rappresentano un pochino la pietra angolare,
dell'inveramento di questa sudditanza, perché non c'è un altro ordinamento di paese avanzato in cui il favor fisci è diventato un principio addirittura della giurisprudenza di Cassazione e di Corte Costituzionale, nel quale si può essere perseguiti per fattispecie penali che non sono previste nel codice. È stato così per l'abuso di diritto, sia a fini elusivi che a fini di evasione fiscale, e non c'è nel codice penale quella fattispecie. Non vi è un ordinamento nel quale si viene giudicati da un giudice non terzo, come quello tributario, che appartiene alla stessa amministrazione che ti fa l'accertamento, che ti fissa la cifra d'affari, l'imponibile, l'imposta, e che ha il potere anche di venire sui conti a prendertelo e a sequestrarteli. E non c'è un altro ordinamento nel quale per andare in contenzioso bisogna depositare un terzo del petitum. Se perdi il primo grado devi depositare il 50% di quello che ti chiedono. Sono tantissimi gli esempi, ma sono esempi che purtroppo poi riguardano, purtroppo, come sa chiunque abbia un'impresa privata che provi a fare lavori pubblici o provi ad ottenere una valutazione di impatto ambientale o provi a ottenere una semplice autorizzazione per estendere il suo capannone e il suo stabilimento, sa di quali asimmetrie, di quali tempi lunghi e di quali imprevedibili esiti è fatto il rapporto con lo Stato. Naturalmente lo Stato ha avuto nella storia italiana un ruolo fondamentale, ha avuto anche ruoli molto positivi nell'arco dell'intera storia italiana, ma negli ultimi decenni a nostro giudizio è diventato il problema e non la soluzione. E qui non parliamo solo in termini economici, per quello che prende in termini di pressione fiscale rispetto a quello che dà, ne parliamo in termini di fondamentale chiarimento di che cos'è il presupposto della cittadinanza. Io chiederei per primo di intervenire al rettore della Bocconi, il professor Tabellini, perché c'è un capitolo nel libro, c'è un capitolo che ha scritto Fabio Scacciavillani, in cui Nicola Rossi ha chiesto appositamente a Fabio Scacciavillani di esprimere il suo punto di vista come guardando dall'esterno questo paese, cioè senza chiedergli un punto di vista militante sul tema che è al centro del volume, ma ha chiesto a Fabio Scacciavillani un'opinione da operatore del mondo finanziario, una sintesi, una fotografia su come questo problema, insieme al complesso dei problemi della competitività italiana, pesi agli occhi degli attori dei mercati, pesi agli occhi dei regolatori, dei mercati internazionali, dei fori a quali l'Italia appartiene. È un po' questo il punto che chiederei al professor Tabellini di trattare dal suo punto di vista, dall'osservatorio della Bocconi, che è l'osservatorio il culmine dell'eccellenza dal punto di vista dell'università italiana, dell'apertura all'estero, sia come capacità di saper attirare eccellenze nel nostro sistema di formazione, cosa che nel nostro sistema di formazione non è in generale molto capace di fare, ma con un occhio attento a temperie che è quella intorno al nostro paese. Questo allarme che c'è nel libro e questa volontà di chiamare all'apertura di una riflessione su questo tema della disparità di diritto nei confronti dello Stato, a suo giudizio è uno degli elementi con cui i mercati internazionali ci guardano con preoccupazione, oppure bisogna dirlo con chiarezza, se dal suo punto di vista non è così, o in realtà questo è un tema sul quale è più comprensibile che siamo sensibili noi come cittadini italiani, ma agli occhi del mondo non è questo il punto della disparità tra questo e altre grandi nazioni avanzate. Che dice, professore?